Volvo dichiara guerra alle grandi berline tedesche sulla spinta del grande successo internazionale del maxi SUV XC90. L'arma scelta è la inedita S90, un'ammiraglia dagli elevati contenuti tecnologici, tra cui il nuovo dispositivo di frenata automatica in caso di attraversamento della strada di animali di grandi dimensioni, come cervi e alci. Attesa debutto mondiale al prossimo Salone di Detroit dall'11 al 24 gennaio, la S90 è il secondo prodotto interamente progettato e realizzato sotto la proprietà cinese, che in soli 5 anni ha effettuato su Volvo un investimento complessivo di oltre 10 miliardi di euro. Venendo alle motorizzazioni, la S90 sarà offerta con trasmissione a due ruote motrici per le diesel di 4 da 190 cavalli e di 5 da 235 cavalli e quattro ruote motrici con il brillante benzina T6 da 320 cavalli. Al vertice della gamma c'è poi l'ibrida plug-in T8 dotata di un pacco batterie agli ioni di litio da 9,2 kW e accreditata di un'autonomia in modalità totalmente elettrica di ben 45 km. Lunga 4,96 metri, larga 1,89, con un passo di ben 2,94 metri, l'ammiraglia svedese gioca le sue carte migliori nell'eleganza della linea e dell'arredo interno e nella raffinata tecnologia di ultima generazione, sia quella per la sicurezza sia quella legata all'infotainment. Nel primo caso spiccano i sistemi di guida autonoma, nel secondo le applicazioni e i servizi internet basati sul cloud. Tra i tanti ausili elettronici a bordo ricordiamo il Pilot Assist, che sino a 130 km orari corregge automaticamente la traiettoria della vettura per mantenerla all'interno della corsia di marcia senza necessità di avere di fronte una macchina bersaglio da seguire. Aggiornata e migliorata la funzione City Safety con frenata di emergenza, dove la S90 introduce la funzione di riconoscimento degli animali di grandi dimensioni anche notturna, che si affianca a quella già collaudata di pedoni, ciclisti e motociclisti. Al Salone di Detroit, tra pochi giorni, il primo faccia a faccia della S90 con le grandi rivali tedesche.